Si è svolta lunedì mattina, accanto alla sede di Caltacqua, una manifestazione di protesta per l'attuale crisi idrica che sta attanagliando la città nissena da vari mesi con le proteste di alcuni cittadini che rivendicano il loro diritto nei confronti di un bene primario. La manifestazione, voluta dal nisseno Giuseppe Vitale, ha visto la partecipazione di poche persone. Siamo senza acqua da ormai 10 giorni. Oggi noi aspettavamo il turno e anche oggi non è arrivato. Quindi il vero problema è la manutenzione. Quindi noi chiediamo che si faccia realmente questa manutenzione. Cosa chiederete a Caltacqua? A Caltacqua chiederemo proprio questo, il fatto che se si debba rivolgere a Siciliacque, non so a chi spetta questa situazione, ma comunque non è giusto che la nostra rete idrica perda il 51,6% d'acqua e quindi si deve fare la manutenzione, questo è quello che chiediamo. E comunque un'efficienza nelle zone in cui non vengono servite degli autobotti. Io ho un'attività che è da una settimana senza acqua, oggi abbiamo chiuso, dovevamo lavorare, domani chiuderemo nuovamente perché tempo che mi arriverà l'autobotte passerà almeno un giorno. Avete promosso questo sit-in, ma c'è comunque poca persona qui presenti. Purtroppo questa è la realtà di Caltanissetta. I cittadini nisseni sanno solo lamentarsi sui social, l'avevo già preannunciato, non c'è la voglia di risolvere le cose, non c'è la voglia di manifestare. Questa è Caltanissetta purtroppo. Da quanto tempo manca l'acqua a casa sua? Da ieri sono rimasta completamente a secco. Mi è venuto il turno di giovedì, oggi non ho acqua, dovrei aspettare domani il mio turno, non si sa perché ogni volta, una volta ogni 4 giorni, ogni 5 giorni, adesso è ogni 6 giorni, quindi non so quando mi arriva l'acqua. Ho 2 bambini a casa, ho un marito che ogni settimana ha bisogno dei vestiti puliti e lavati e non so come fare, non so come fare per lavarmi io, per lavare mia figlia, per pulirmi casa, per cucinare, per portare i vestiti puliti a mio marito ed è una situazione proprio da disperazione. Tutte le persone che si lamentano su Facebook di qua, di là, dove l'acqua non se ne può più, dove sono? Non c'è nessuno. Oggi siamo io, la signora e altre 2 persone ed è una cosa insostenibile, insostenibile proprio. Io l'ultima acqua l'ho avuta il giorno 29, dice che devo arrivare stanotte, però io non ce la faccio più praticamente perché avete sabato che sono senza acqua, c'ho 1.000 litri di acqua, non ci basta, che siamo 4 persone, c'ho un marito cardiopatico, ieri ho fatto fare la doccia a mio marito che ha problemi di polmone con l'acqua delle bottiglie fredda e quindi è un sistema che non si può fare. Le persone si lamentano, però poi nessuno si presenta in piazza. Le persone si lamentano, purtroppo si lamentano, però non si presenta nessuno in piazza. Però se c'è qualche spettacolo, c'è qualche cosa, qualche mostra, qualche sport di partita, sono tutti presenti.